Poco fa a Patrizia, questa avventura questa volta è una sequela di emozioni. L'emozione viene fuori dal fatto che forse in Italia sta accadendo qualcosa, non siamo tantissimi, qui la gente lavora normalmente, no? Però quelli che siamo qua stiamo capendo che cosa sta succedendo. E forse si è trasferita a tutti gli altri che sono anche a casa, che sono al lavoro, questa discussione stavolta ha sfondato il muro dell'informazione, questa volta ce l'ha fatta. Però il problema ora, il dubbio che ci viene è uno, che cosa succederà da ora in avanti? Perché non è che siamo soddisfatti solo per aver superato questo limite, che era un limite comunque invalicabile la volta scorsa, non era una cosa. Ora invece l'abbiamo superato, il problema è ora che non sentiamo, ed è questo che ci preoccupa, non sentiamo alcuna voce da chi dovrebbe battere un colpo. Fino a stamattina il Presidente del Consiglio Letta ha detto una cosa in televisione, ha parlato di dichiarazioni vergognose, accreditandole a noi, al movimento dei forconi, a questi forconi che scioperano, che poi non hanno capito che non sono i forconi a scioperare, ormai l'hanno fatta passare così. Io lo voglio chiedere scusa a tutti, perché purtroppo non è colpa nostra se è passata così. Purtroppo io dico, non bisogna essere forconi, bisogna essere solo cittadini italiani, cittadini di questo paese, cittadini che vogliono vedere un futuro migliore almeno. Il coordinamento si chiama coordinamento 9 dicembre 2013, è fatto da tante sigle che ormai non ne possono più di questo modo di vivere, solo che qualcuno vuole continuare a girarsi dall'altra parte, questo è l'atteggiamento, vuole continuare a girarsi dall'altra parte. Quando ci dicono, fino a poco fa le giornaliste hanno chiesto che cosa chiediamo noi, ma dove vivono loro per spiegargli ancora una volta che cosa chiediamo noi? Cioè in quale mondo vivono? Non hanno visto le imprese che sono morte qui nel nord-est? Non ce ne sono imprese morte nel nord-est? Noi vediamo dal profondo sud, noi ci siamo abituati a pane d'acqua. La nostra differenza, l'unica differenza che c'è fra noi e voi, è che noi eravamo abituati a pane e acqua. Ci siamo sempre stati. Nonostante il Brunetta, il vostro caro Brunetta, abbia detto che noi abbiamo avuto un grande... Sì, è vero, forse ci sono stati degli sprechi, è vero, ma il 61-0 ha continuato quella politica clientelare di cui parla lui. Il 61-0 ha continuato quella politica clientelare di cui parla lui. La colpa non è nostra, la colpa è di una politica economica sbagliata, di una politica economica comunque che è scoppiata, ormai è con le spalle al muro. E la grande preoccupazione è una soltanto, che questi non abbiano una risposta. Perché io ogni giorno che passa mi convinco sempre di più. Perché parlano solo dell'ordine pubblico? Che è vero che va detto, attenzione, per carità. Avevamo detto prima di partire, se ci sarà qualcuno che comincerà a spaccare vetrine, farà solo un favore al sistema. Lo ha fatto. Veramente sarebbero i primi da prendere a calci nel culo, perché il discorso è, hanno fatto un favore al sistema e hanno spostato l'argomento da un'altra parte. Ogni giorno viene fuori uno che dice una stronzata, perché ogni giorno c'è quello che le banche degli ebrei, poi c'è chi vuole fare il colpo di Stato, poi c'è chi vuole mettere la polizia al governo. Queste sono le cose che passano nei giornali e che fanno perdere tempo. Non nessuno che si chieda perché siamo qui al freddo. Nessuno che si chieda perché siamo qui al freddo. Forse vogliono girare la risposta, non ce l'hanno, questa è la verità. E io di questo sono preoccupato, perché se non hanno la risposta sarà difficile scollarli dalle sedie. Ma noi lo diciamo anche a quei signori in divisa, che poverini loro, perché devono farlo per dovere. Staremo qui fino a Natale, forse ci facciamo Pasqua. Bravo! Questa volta, se qualcuno si è convinto che noi dobbiamo tornare a casa a mani vuote, si sbaglia di grosso. Perché se deve esserci un incontro, se dovesse esserci un incontro, stavolta io credo che la tematica, quando ci dicono che cosa volete, cosa vogliamo, rilanciare le imprese italiane, far ripartire il Made in Italy, far ripartire il lavoro, far mettere in moto l'occupazione, questo vogliamo, ma non guardando ora stamattina, sentivo alle 6 alla finanziaria, alla legge di stabilità, che ora per gli italiani c'è lo sconto sulle bollette, gli sgravi fiscali nelle assicurazioni o qualcosa del genere. Questa è la soluzione per far ripartire l'economia, questa è. Qui ci vogliono 200-300 miliardi di euro, facciano in modo da fare chiedere alla comunità europea una iniezione di liquidità. Come vogliono fare? Impossibile, se è impossibile vadano a casa, perché quando si dice tutti a casa...
Quando si dice tutti a casa. Forconi? Fanno? La Boldrini da Capu. Ma chi è da questa? Si è masturbata? Si è masturbata? La legge elettorale, la legge elettorale. Fammelo leggere, fammelo leggere. Ma è vero questo cosa? Ma è vero questo cosa? Ah? Farmi, domani. Questa è un'anza. Perché è giusto. Allora, la Boldrini, condizioni buone per la riforma della legge elettorale alla Camera. Forconi fanno un danno enorme e gettano benzina. Hai la raffineria. Sapete perché facciamo un danno enorme? Allora, vedi, così il freddo mi passa. Me l'ha fatto passare la Boldrini. Sapete perché fanno un danno enorme i Forconi? Perché i Forconi stanno dicendo una cosa: siccome è da 25 anni e non esiste paese al mondo dove ci sia una classe dirigente che dura 25 anni, anzi, una classe dirigente non senatori a vita, una classe dirigente a vita, fino a quando non muoiono sono là, no? Però, siccome c'è un presidente degli Stati Uniti che dopo due mandati si dimette e non si può più candidare, i sindaci dopo due mandati l'hanno fatta loro la legge, si dimettono e non possono più candidarsi. Perché la classe dirigente deve durare 25 anni? I Forconi sapete perché gettano benzina sul fuoco? Perché a finire anche ieri sera su Matrix abbiamo detto una cosa. Sulla questione dei due mandati possiamo stare qui fino a Natale dell'anno prossimo. Fino a Natale dell'anno prossimo possiamo stare qui. Sulla questione dei due mandati punteremo i piedi. Lo diremo a Roma, appena andiamo a Roma mercoledì, visto che piazziamo le tende mercoledì a Roma, per chi vuole venire e per chi può venire, lo diremo, punteremo i piedi. Vogliamo rinnovare questa classe dirigente di questo paese, non c'è bisogno di un medico che ci ha portati al baratro. Il medico quando sbaglia si cambia, si fa, si manda via a casa, no? Non funziona così? E allora anche così per una classe dirigente che ci ha portati al disastro, perché dovremmo di nuovo rivedere ancora una volta la Gasparri, la Finocchiaro, la Russa, tutti quanti, per fare cosa? Che ricetta hanno, visto che non l'hanno saputo adottare fino ad oggi? C'è oggi il grande Salvatore, è successo 20 anni fa. 20 anni fa è successo che era arrivato Berlusconi a salvare l'Italia. Oggi ne hanno costruito un altro. Oggi ne hanno costruito un altro. Grillo. Io non credo più a nessuno. No, no, non è Grillo. Non è Grillo. Si chiama Renzi. Il problema è che prima di essere eletto segretario, già 2 mesi fa, Renzi era andato dalla Merkel. Per fare cosa? Per fare cosa? Ma scusate, se dobbiamo parlare con la Merkel, ma c'è bisogno di parlare con Letta, andiamo a Bruxelles e parliamo con la Merkel. Che motivo c'è di parlare? Perché questo sarà argomento nella riunione se ci chiamano là. A parte il fatto che non facciamo riunione se non c'è una telecamera. È vero? Perché la telecamera deve girare sempre il mio. Bravo. Questa è la condizione numero uno, non ce ne sono altre condizioni. Ma se c'è questo discorso che siamo ingabbiati da Bruxelles e quindi non possiamo tirare fuori una lira per rilanciare l'economia, ma che serve parlare? Questo è il problema e hanno paura di questo. Hanno paura di questo perché per trovare... Stanno vendendo le spiagge! Han venduto. Avete sentito che stanno vendendo le spiagge? Che dobbiamo vendere? Appena abbiamo venduto le spiagge. E il culo resta. Il culo. Dell'ore. 2.085 miliardi è il debito pubblico, però le cose vanno bene, stiamo vedendo l'uscita del tunnel. Allora, ve lo dico davanti a quei signori in divisa. O questa volta, con le mani in tasca, così come siamo, ora, perché c'è freddo, o ci danno le risposte, o si devono dimettere. Se non si dimettono, vedremo. C'è che ho imparato a sognare e non voglio smettere, e lo dico davvero, questa volta stiamo imparando a sognare, chissà che non accada qualcosa e scriviamo una pagina di storia, può darsi, anzi no, può darsi, ne sono sicuro, ne siamo sicuri, questa volta perderanno. State tranquilli, questa volta perderanno, ma non vogliamo bombare le masse, assolutamente no, questa volta perderanno, perché già sono in difficoltà. Intanto le prime battaglie le abbiamo già vinte, le prime scaramucce le abbiamo già vinte, abbiamo sfondato quel muro, ieri pomeriggio ero a Sky, l'ho raccontata questa scena, dopo il servizio è uscita la redazione, c'era Paolo Saluzzi, c'erano altri,
mi hanno fatto veramente emozionare, perché sono venuti, sono usciti, hanno abbandonato il lavoro e sono usciti per stringermi la mano. Scusate, ma io chi sono perché qualcuno venga da me a dirci complimenti, andate avanti, perché aspettavamo da tanto tempo quello che sta accadendo? Guardate che io rimango con i piedi per terra, qui c'è gente che lavora dalle 4 di mattina fino alle 8 di sera. Qui io faccio l'agricoltore, Peppe fa l'allevatore. Non siamo star, abbiamo solo messo in moto, insieme a Lucio, insieme a tanti altri, una macchina che ha fatto svegliare le coscienze in Italia. Questo già traguardo l'abbiamo raggiunto, questo traguardo già un pochino l'abbiamo raggiunto. Non possiamo rischiare di tornare nel dormitorio. Questa volta questa sveglia deve andare avanti, fino a quando questo popolo non avrà di nuovo giustizia e di nuovo un minimo di dignità, perché ci hanno tolto pure quella. E la rivogliamo, ma la rivogliamo subito, la rivogliamo subito. Io vi dico, non demordete, andate a cercare quelli di Soave, quelli di Verona, andate a cercare altri, che vengano, ma non qui, anche da altre parti, che si attrezzino per mettere in moto l'Italia, così, in modo bonario, in modo pulito. Io credo che ce la faremo, non lo so, ci stiamo provando. Ovviamente lo Stato è un mostro a sette teste, no? E non è una cosa semplice. In Sicilia, per dirvene una, per raccontarvi una scena, è come se qui non ci fosse nessuno di noi, però ci fossero le camionette della polizia e dei carabinieri, senza nessuno, senza anima viva. In Sicilia vedete queste scene, perché l'anno scorso in questo posto, in Sicilia, c'era un presidio. Loro hanno messo camionette dei carabinieri e della polizia, ma non c'è anima viva, e non fanno posto di blocco per fermare i passanti. Semplicemente per presidiare il presidio, li fanno loro i presidi, ma senza anima viva. Praticamente siamo in uno stato di polizia, le prefetture hanno ordinato tutto questo, lo hanno ordinato perché c'è una parte di società in Sicilia che vive di stipendi, e lì ha ragione Brunetta, che si sente infastidita da questi maleducati che bloccano le strade. Non hanno capito che se dobbiamo stare insieme in una società non possiamo vedere chi va a rovistare nella spazzatura per mangiare e chi magari si chiude a casa con tutto quello che ha. Non esiste, non può essere sta cosa. Non lo hanno capito. Non lo hanno capito. Io spero di farglielo capire, speriamo di farglielo capire al più presto. Dopodiché andiamo avanti, non demordete e in bocca al lupo. Veramente ci sarebbe pochissimo da dire, visto quello che sta succedendo in tutta Italia. Giù da noi, come diceva Mariano poco fa, hanno cercato in tutti i modi, perché 2 anni fa abbiamo fatto una grossissima protesta, hanno cercato in tutti i modi di boicottarla e far passare un messaggio che c'era una parte di siciliani violenti, di mafiosi, che volevano reagire al sistema. Allora, ancora una volta qui vediamo, quando succedono queste cose, la collisione che c'è tra la classe politica, i sindacati, i vertici, non me ne voglia nessuno, i vertici delle forze dell'ordine, perché i prefetti e i questori, che sanno le reali situazioni che c'è in quei territori e permettono di blindare una Sicilia in questa maniera, io credo che voi o non voi un po' di complicità anche tra di loro c'è, cosa che non c'è tra chi prende 1200 euro al mese che ci dice che è solidale con noi. Con tutto questo la risposta io credo che è stata data a livello nazionale. Noi, come siciliano, io mi sento di ringraziarvi sinceramente, perché quello che non ha dato la Sicilia nella fase iniziale l'avete dato voi come risposta a livello nazionale e al nord principalmente. Questa è la dimostrazione che non c'è una zona d'Italia che in questo momento non stia vivendo una crisi. Le crisi si possono accettare i terremoti, le calamità naturali, fa parte dell'essere, però quando la crisi è generata da una classe politica che ha impoverito un territorio, io credo che qualcuno questo prezzo lo dovrebbe pagare, ed è arrivato il momento di farglielo pagare. Siamo tutti abituati a rimboccarci le maniche e lavorare, vogliamo fare questo, non stiamo chiedendo niente di straordinario. Se loro pensano che devono soffocare questa nostra voglia di lavorare, vivere, produrre nei nostri territori, di garantire un futuro ai nostri figli, hanno fatto il conto senza l'oste, perché oggi l'oste si è svegliato e in tutta Italia quello che sembrava un'utopia qualche giorno fa, quando parlavamo noi, quando ci incontravamo,
giustamente le perplessità ci sono sempre. Io credo che oggi possiamo essere soddisfatti per quello che c'è, però non ci appaga solo questo, perché se avremmo fatto per fare gli showman o per fare gli attori o per raggiungere un obiettivo personale, potremmo sentirci appagati di quello che oggi c'è in tutta Italia. Però noi vogliamo il risultato, e il risultato può venire solo se quello che abbiamo acceso noi lo continuate ora voi. Ora ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Giù in Sicilia si sono svegliati gli ultimi giorni, da due giorni a questa parte la gente si auto-organizza. Poco fa mi ha telefonato un mio compaesano, stanno nascendo presidi all'interno delle città, perché visto che siamo precettati, siamo diffidati, io personalmente come Mariano e altri, noi non potremmo stare in Sicilia in una strada con un assemblamento di 3-4 persone, perché già i delinquenti Totò Riina e Provenzano si meritano questo. Allora quando c'è questa situazione, capiamo benissimo che c'è un malessere fuori dalla norma in questo paese, vedere la classe politica ancora girare le spalle. Ieri sera dicevo a Mariano, quando è uscito la trasmissione di Matrix, non abbiamo sentito nessun piacere a fare quella trasmissione, perché non c'è stato l'attacco come c'è stato l'altra sera quando c'era Lucio e Mariano, che c'era qualcuno che voleva difendersi. Ieri sera non si voleva difendere nessuno, perché non hanno niente da difendersi. È diventata una trasmissione moscia, perché mancava completamente la controparte su cui potere scaricare quelle che sono le loro responsabilità. Allora dobbiamo andare avanti, non dobbiamo fermarci, il difficile deve ancora venire, non è quello che abbiamo fatto il difficile, perché ora giocheranno sulla nostra stanchezza, sullo stress, sulla divisione, uscirà di tutto, Mariano contro Lucio, Lucio contro Mariano, Mariano contro tutti, tutti contro di loro, faranno tutti i mezzi possibili però qua dobbiamo essere intelligenti di non cadere in quelle trappole che loro ci tendono. Si sta organizzando il presidio a Roma, devo dire con molto senso, io personalmente, per chi mi conosce come Mariano sa, non sono tanto pacifista nelle cose, perché quando la porta non si apre si sfonda, c'è poco da... Allora tu puoi chiedere, puoi suonare il campanello una volta, due volte, tre volte, però se poi chi di dovere resta zitto, bisogna fare la forzatura. Allora fare la forzatura oggi io credo che era prematuro per il clima che c'era in tutta Italia, perché avremmo dato la possibilità a quattro gruppi di scalmanati che non c'entrano niente con quello che noi stiamo facendo di servire in un piatto d'argento lo scontro e dare ragione a chi oggi ci dice che noi stavamo facendo una manifestazione violenta. Qua chiediamo la vostra calma, la vostra pazienza. Faremo il presidio a Roma, sarà più che altro un presidio simbolico per dire abbiamo piantato tenda a Roma, da qui non ce ne andiamo, però la vera scommessa è rinforzare i territori, perché quando arrivano le comunicazioni che in tutta Italia ci sono presidi nelle piazze, io credo che questi signori dovranno prenderne atto. Se non prendono atto, poi vedremo quello che fare. Grazie a tutti. Ecco, allora adesso siamo anche di fretta, perché devo andare con loro a Pordenone per consumare l'ennesimo inciuccio tra polentoni e terroni. Siete fortunatissimi che vedete il vero inciuccio italiano, è qua su questo palco, non è Alfano con Letta. Io ripeto, siamo tutti presi da questa situazione qua, perché veramente tutti quanti stanno chiamando da tutte le parti d'Italia, tutti vogliono fare qualcosa. Noi guardate che abbiamo e ci sentiamo una grandissima responsabilità sulle spalle, perché quello che abbiamo avviato come promotori adesso sta diventando veramente una cosa grandissima. E i Garibaldi della Bassa! A volte magari non riusciamo a rispondere a tutti, però veramente le chiamate sono tantissime e dobbiamo essere non con quattro occhi ma 16 occhi, perché ci sono persone che si stanno aggregando e che stanno entrando dappertutto, ed è difficile, perché il nostro compito è anche controllare che tutto quanto funzioni bene, perché non vogliamo che assolutamente succeda
che qualcuno entra e si possessa di quello che stiamo facendo. Noi stiamo facendo una cosa pacifica, noi stiamo facendo una cosa democratica e vogliamo che rimanga così, e quindi dobbiamo veramente guardare che le persone che si avvicinino non siano dei violenti o non siano delle persone facinorose che vengono a rovinare quello che stiamo facendo. Comunque per il 18, mercoledì 18 comincerà il presidio di Roma, ripeto presidio, non manifestazione, quindi sarà una cosa in un determinato punto dove cominceremo a radunarci e da lì si partirà. Cioè, quindi comincerà il raduno, questo presidio a Roma, e quindi ci avvicineremo alle stanze del potere. Da lì, come ha detto Mariano, arrivare a Roma, ci sono molte persone che hanno difficoltà ad arrivare a Roma, perché ci sono molte persone che hanno difficoltà anche a vivere quotidianamente. Noi non siamo strutturati come la CGIL, CISL, UIL o la Coldiretti di Bissoli, giusto? con mucche gonfiabili e trattori gonfiabili, però ripeto, lo sforzo è per tutti quanti, quindi vedremo di fare in maniera possibile, magari se qualcuno contribuisce per pagare il biglietto a qualcun altro. Adesso ci stiamo organizzando con pullman e treni per andare a Roma. Andare a Roma non vuol dire andare là, ripeto, a scardinare il sistema, vuol dire avvicinarsi al potere, portare queste facce da terroristi che avete tutti quanti là vicino al palazzo e cominciare a far sentire il nostro calore. Quindi magari da qua non lo sentono perché c'è freddo. Pensavo che il presidio di Soave adottava gli amici siciliani qua e io me ne scendevo in Sicilia, visto che non sono diffidato, a far casino in Sicilia. Quindi avviso la Digos di cominciare a mandare i messaggi che chi ha vegato Lucio può andare in giro per la Sicilia a far casino, farò i comizi e tutto quanto, naturalmente, ecco qua, li metteremo in difficoltà su questo per far vedere ancora una volta che trasversalmente e tagliando tutte le pregiudiziali che hanno avuto fino adesso, noi li insaccheremo veramente, li metteremo nel sacco, come si dice, e stavolta li abbiamo presi, perché loro sanno che sono circondati a questo punto qua. Grazie a tutti, un applauso ancora per voi che siete qua, adesso andiamo a Pordenone. Fammi fare una foto con voi tre insieme, dai.